È stato tutto un attimo proprio. Il botto e il fuoco, tutto su un istante, ma tremendo. Non poter far niente, no. La tragedia si è consumata in pochi drammatici istanti ieri sera alle 23:30 a Zerman di Mogliano, tra via Zermanesa e via Bonisiolo. A perdere la vita nell'auto in fiamme Andrea Capano, 35 anni, barista trevigiano. Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. La vettura è piombata in un fossato e poi si è fermata contro un ponticello in cemento. L'urto è stato molto violento e la vettura, che era alimentata a gas, ha preso fuoco. Purtroppo, per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto prima che i soccorsi riuscissero ad estrarlo dall'abitacolo. Primi ad accorrere marito e moglie che abitano proprio di fronte al luogo dell'incidente. Abbiamo sentito il botto verso le 11:30, un gran colpo. Siamo scesi perché eravamo a letto, siamo scesi e abbiamo visto la macchina nel fosso, contro il muretto del fosso, che cominciava a prendere fuoco. Mio marito è corso là, però non ha potuto fare niente perché le fiamme erano sempre più alte, sempre più grandi. Intanto io ho chiamato il 112 e niente, non abbiamo potuto fare niente, niente perché su un attimo ha preso fuoco tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, i sanitari del 118 e i carabinieri di Mogliano. Capano, che era originario di Venezia, ora lavorava all'osteria Vivace di Lughignano di Casale sul Sile e proprio dopo aver terminato il turno di lavoro ieri sera stava tornando a casa a Mogliano, dove da poco si era trasferito ad abitare con la fidanzata. In passato Andrea Capano aveva lavorato al Boschetto a Treviso e al Bacaro ai Dodraghi a Venezia in Campo Santa Margherita. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stato profondo cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano. Distrutto il titolare Manuel Moro, postando una bella foto con Andrea a testimoniare l'entusiasmo all'apertura del locale lo scorso maggio. Siamo partiti in tre con il nostro sogno, tornare a fare il nostro lavoro dopo un anno e mezzo di attesa, scrive. Siamo diventati una famiglia di quasi 15 persone. Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua disponibilità, tanti sacrifici, tanta fatica, ma tante soddisfazioni e bei momenti abbiamo passato insieme, immobili e distrutti dal dolore.